Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Ok, allora, se non ricordo male, dobbiamo un attimo completare, chiudere quella che abbiamo chiamato parentesi necessaria, assolutamente necessaria, sulle due trasformazioni che caratterizzano il nostro ciclo giallo, in particolare la trasformazione di compressione e la trasformazione di espansione. E la volta scorsa appunto abbiamo sottolineato le differenze fra la trasformazione cosiddetta reversibile, che caratterizza il ciclo ideale che abbiamo appena da poco completato di studiare, e la trasformazione reale, che appunto, come dice il termine, caratterizzerà il ciclo di Joule reale. Quindi, facendo l'analisi del ciclo reale, abbiamo dovuto spendere un po' di tempo per analizzare bene queste due trasformazioni. In particolare, c'è la differenza tra la trasformazione reversibile e quella reale, e con relativi, li abbiamo chiamati parametri di giudizio, insomma degli elementi sintetici. In poche parole, come sapete, un numero che ci dia un'idea della qualità di queste trasformazioni, intendendo appunto qualità l'approssimarsi maggiormente ad una trasformazione presa come riferimento. E in particolare abbiamo avuto tempo per dedicarci abbastanza esaustivamente alla trasformazione di compressione. Quindi, relativamente a quella trasformazione, abbiamo visto appunto le differenze principali fra il lavoro che si spende nella trasformazione ideale o reversibile e quello che in realtà occorrerà spendere a parità di rapporto di compressione nella trasformazione reale. Abbiamo introdotto due tipi di rendimenti, sempre di compressione, ottenuti scegliendo due diverse trasformazioni di riferimento, una volta l'isentropica, una volta la politropica reversibile. Non abbiamo avuto tempo per fare altrettanto sulla espansione, sulla trasformazione di espansione, e quindi necessariamente dobbiamo fare questa operazione stamattina. E poi così passeremo all'analisi del ciclo reale di Joule. E quindi andiamo a guardare la trasformazione di espansione sul nostro solito piano, PS, con le nostre solite isolare i comuni di tensione. Quindi in generale una trasformazione di espansione che porti il fluido dalla pressione P con 2 alla pressione P con 1, vogliamo adoperare, forse, è chiaro che i discorsi l'abbiamo detto anche l'altra volta e lo ribadisco stamattina, tutto quello che abbiamo detto a proposito della trasformazione di compressione, e ragazzi insisto su questa cosa perché a volte uno si confonde, lo associa, avendolo sentito dire in aula a proposito del ciclo Joule, uno pensa che quei discorsi si facciano se e solo se uno ha a che fare con il ciclo Joule. No signore, parlando della trasformazione di compressione, tutto quello che abbiamo detto è valido relativamente a questa singola trasformazione, quindi anche nel momento in cui uno va a studiare il comportamento di un compressore isolato, un compressore che serva in una fabbrica, che serve in un appartamento per far circolare l'aria, quello che sia, tutte le considerazioni che abbiamo fatto l'altra volta relativamente alla trasformazione
operazioni di compressione saranno valide anche in quel caso. Ripeto, non dovete associare mentalmente quei distori, il rendimento isentropico, politropico, cioè soltanto al ciclo Joule, alla compressione vista come una delle trasformazioni del ciclo Joule. Vale. Altrettanto, quindi chiaramente altrettanto, dicasi per la trasformazione di espansione, quello di cui andiamo a parlare stamattina. Okay? Quindi ecco perché stavo iniziando a genericamente a partire da un punto a una pressione maggiore per arrivare a un punto a una pressione minore, quindi una classica trasformazione di espansione, e anche graficamente li avevo indicati con i numeri 1 e 2. Ok, proprio per dire che non è che c'è una stretta relazione con il ciclo Joule, però per vostra comodità, per farvi orientare meglio, visto che a breve poi ritorneremo a studiare il ciclo Joule, se volete adoperiamo gli indici che ci sono cambiati, no? Tipicamente il punto 3 nel ciclo Joule rappresenta, e come vedremo un po' in tutti i cicli che studieremo, rappresenta il punto di massima energia acquisita dal fluido, e quindi tipicamente la fase di espansione, che è l'unica fase attiva, l'unica fase in cui si ricava lavoro all'interno di questo ciclo, è rappresentata dalla classica trasformazione di espansione tradizionalmente indicata dalla 3-4. Questa era la trasformazione reversibile, okay, quella del ciclo ideale, che okay, la trasformazione reale, come questo abbiamo già parlato, è una trasformazione ad entropia crescente, non sarà più isentropica, perché analogamente a quanto abbiamo detto per la trasformazione di compressione, nel passaggio dalla ipotesi di trasformazione ideale a quella reale, bisogna tener conto le varie dissipazioni che derivano principalmente dall'utilizzare un fluido reale. Ricorderete, abbiamo esattamente dette per la compressione, ve le richiamo velocemente. Significa considerare fluido reale, quindi è sostanzialmente dotato di una certa viscosità che comporta sforzi di attrito tra il fluido e le superfici con le quali entra in contatto, ma non solo, anche a voler essere pignoli, anche tra filetto e filetto di fluido. E in più il comportamento della macchina all'interno del quale la trasformazione avviene, e che quindi in qualche misura, in alcune condizioni, comporterà delle perdite di energia. Tutto questo, appunto, considerando il flusso reale, significa che una parte del patrimonio energetico H con 3 che possiede il fluido, una parte verrà spesa per appunto vincere queste resistenze al moto individuate dall'attrito, quindi il lavoro che si spende per superare l'attrito, che rappresenta poi, che fine fa questo lavoro che si spende? Viene degradato in una forma calore, energia termica, che considerando l'espansione reale ancora adiabatica, per definizione vuol dire che resterà in seno al fluido questo calore cosiddetto di irreversibilità, e quindi non sarà stato reso disponibile per la trasformazione in lavoro, in energia meccanica. Quindi questo significa appunto che il punto di fine espansione
4', avrà un'entalpia, come possiamo immaginare e vedere anche sul piano TS, maggiore rispetto a quella del punto 4 di fine espansione reversibile, il che appunto implica che lavoro ricavato, ricordo il lavoro che si ricava dall'espansione quindi reale, sarà pari ad H3 meno H4', e sarà minore del lavoro dell'espansione ideale, che era pari ad H3 meno H4. Okay. Questi li possiamo vedere agevolmente sul piano TS, okay. E dove il lavoro che avremmo ricavato in una espansione adiabatica reversibile, quindi isentropica, la 3,4, sarebbe stato pari all'area, quindi il lavoro dell'isentropica sarebbe stato pari all'area A4 3'C, mentre il lavoro reale sarà semplicemente l'area B4'3'C, okay, che quindi per differenza possiamo vedere come la differenza di quello isentropico, cioè quest'area qui, meno il pezzetto A4'4'B. Okay. Questo ancora una volta, così come abbiamo detto per la compressione, e questo materialmente stiamo parlando di un lavoro reale, quindi è quello che potremmo misurare con uno strumento. Se mettessimo un dinamometro, qualcosa che misura la coppia sull'albero della turbina, questa ci tirerebbe fuori, ci darebbe indicazione proprio di questi kilojoule come lavoro effettivamente ottenuto durante l'espansione reale. Il fatto è che per come ve l'avevo presentato, uno si aspetterebbe che il lavoro reale fosse la differenza fra il lavoro dell'espansione isentropica meno questo lavoro di attrito di cui abbiamo parlato, che abbiamo visto coincide anche con quello che abbiamo definito calore di irreversibilità, che graficamente è rappresentato da tutta l'area sottesa alla trasformazione reale, ok? Cioè questo calore di irreversibilità è rappresentato da tutta l'area A3'4'B, che è maggiore di quest'area qui, perché appunto quest'area A4'4'B è A4'4'B più il triangolino mistilineo 3'4'4'. Cioè, questa volta, concettualmente, al di là della rappresentazione grafica, il concetto qual è? È che questa volta il calore di irreversibilità che nella trasformazione adiabatica resta in seno al fluido modifica, vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito della compressione? Al di là del lavoro che nella compressione in più bisognava spendere per ottenere la stessa compressione del fluido, bisognava anche tenere conto del fatto che il calore così generato tendeva a far aumentare il volume specifico del fluido e quindi a far modificare, nel senso di aumentare, la legge con la quale il volume specifico del fluido variava lungo la trasformazione, e quindi l'integrale di V/P della trasformazione cresceva anche per questo motivo. Anche quindi nella compressione noi spendevamo, per effettuare la compressione da P con 1 a P con 2 rispetto a quella isentropica, spendevamo
più lavoro sia per materialmente fornire quel lavoro di attrito che è richiesto per il moto del fluido, proprio per farlo camminare all'interno della macchina, sia per le conseguenze di quel lavoro di attrito. Come vi avevo anticipato, qui il concetto è lo stesso, solo che dobbiamo guardare allo specchio, cioè nel senso che qui il lavoro di attrito sicuramente ci penalizza rispetto all'espansione, perché ci fa uscire il fluido più caldo con un maggior contenuto entalpico in uscita, H4', vedete, è maggiore di H4. Se il fluido lascia la macchina con un contenuto di energia più elevato, vuol dire che non l'ha resa disponibile all'esterno, sull'albero, se ce l'ha il fluido, se l'è portata via il fluido, questa entalpia in più rispetto a quella dell'isentropica, vuol dire che ne ha reso disponibile un po' in meno sull'albero, come vi dicevo, quando andiamo a misurare sull'albero della turbina troveremo qualche kilojoule in meno a causa delle irreversibilità. Però il fatto che il fluido, a causa di questo calore di irreversibilità, si è riscaldato, questa volta che stiamo in espansione, il fatto che si sia riscaldato vuol dire che appunto è andato a modificarsi la legge di variazione del volume specifico, nel senso che con una temperatura maggiore vuol dire che punto lungo questa trasformazione è, diciamo, il volume specifico che il fluido ha quando si trova in questo punto rispetto a quello che avrebbe se si trovasse in quest'altro punto è un pochino più grande, okay? Quindi il lavoro che si raccoglie, perché stiamo parlando di lavoro che raccogliamo questa volta, che non dobbiamo spendere, è un pochino più grande. E quindi alla fine dell'espansione, come dicevo, punto questa cosa, se faccio l'integrale di tutto questo, è il lavoro in più che riesco a raccogliere grazie a questo calore accumulato e quindi a questo incremento di volume specifico del fluido, è pari proprio al solito triangolino mistilineo 3-4-4', che quindi rappresenta una sorta di recupero dell'energia dissipata, ok? Cioè è vero che dissipiamo tutto questo a 4-4'B, ma recuperiamo in qualche modo il triangolino 3-4-4'. Quindi la perdita di lavoro, appunto, non è esattamente questa che avevo scritto qui, ma è un po' più piccola, perché appunto è la differenza fra quello dell'isentropica e questo pezzo qui A4'B, anziché sottrarre tutto A3'4'B. Ok? Anche da un punto di vista terminologico si capisce, appunto, adesso mi risulta più familiare quello strano termine che abbiamo adoperato quando abbiamo studiato la compressione. Quindi se in questo caso questo effetto ci favorisce e quindi lo chiamiamo recupero, nel caso della compressione questo effetto ci sfavorisce, cioè ci penalizza per una seconda volta, e quindi qualcuno con una certa fantasia l'ha chiamato contro recupero. Ok? Non sono stato io a battezzarlo in questo modo, insomma, questo è giusto per darvi un'idea di questi termini. Ok? Chiaro, ragazzi? Dubbi, domande, perplessità? Quindi adesso abbiamo chiarito la differenza
fra le due trasformazioni, quella ideale, ovvero reversibile, ovvero la diabatica isentropica 3-4, e la trasformazione reale, quindi sicuramente irreversibile, tipo la 3-4-3. Quindi abbiamo capito che c'è differenza, tipicamente dobbiamo andare alla ricerca di uno strumento che appunto ci dia un parametro di giudizio, di merito sulla qualità della trasformazione, nel senso che, come potete vedere, io a titolo di esempio l'ho disegnata in questo modo, ma è chiaro che potrei avere un'espansione reale fatta in questo modo qui o in quest'altro ancora, dove evidentemente mano a mano che cresce l'entalpia del punto di fine espansione, vorrà dire che il lavoro che ricaviamo nella, ripeto, nella nostra unica fase attiva del nostro ciclo, quella che deve materialmente produrre l'utile per chi dovrà appunto utilizzare l'energia meccanica prodotta da questo impianto, vorrà dire che appunto al crescere dell'entalpia del punto di fine espansione vuol dire che il lavoro raccolto sarà sempre più piccolo, e quindi potremmo dire che la qualità di questa trasformazione, mano a mano che ci scostiamo dalla isentropica, va peggiorando. Okay? E quindi in perfetta analogia con quanto abbiamo visto sulla compressione, quindi la cosa ci permette di camminare un po' più spediti, e possiamo, come al solito, nel definire questi nostri parametri di giudizio, quindi questi nostri indici, possiamo come al solito scegliere una trasformazione di riferimento secondo la quale, per esempio, otteniamo a parità di rapporto di espansione, in questo caso, ci consenta di ottenere il massimo, per esempio, a seconda della definizione, il massimo lavoro appunto di espansione, e confrontare questo con quello che in realtà, quello che otteniamo veramente nella trasformazione reale. E quindi tipicamente quello che otteniamo come massimo lavoro di espansione in un certo riferimento potrebbe essere proprio, potremmo scegliere, come sapete abbiamo più di una possibilità, potremmo scegliere come trasformazione di riferimento proprio la adiabatica isoentropica, ok? Cioè la 3-4, e quindi prendere questo come nostro riferimento e chiaramente confrontarlo con quello che si ottiene nella trasformazione reale, e questo è il rendimento adiabatico o isentropico di espansione. Ok? Ragazzi, chiaramente, se ricordate un attimo la definizione del rendimento di il suo omologo durante la trasformazione di compressione, cioè il rendimento isentropico della compressione, lì avevamo definito andando a confrontare il minimo lavoro che avremmo potuto spendere lungo quella compressione con quello che in realtà andiamo a spendere veramente. Quindi, fermandoci a un'analisi così superficiale, solo a come abbiamo scritto questo rapporto, vedete che in questo caso sono invertiti. Faccio questa precisazione perché sono ancora le prime volte, poi chiaramente non ci torniamo più
sopra. È evidente che qui appunto non è che si tratta, lo faccio per invogliarvi ancora una volta a non ricordare meccanicamente, insomma, in maniera proprio mnemonica questi concetti più che queste definizioni, nel senso che teniamo presente la compressione è una trasformazione nella quale siamo noi che in qualche maniera, prelevando da qualche fonte, andiamo a trasferire energia, nel senso che cerchiamo di incrementare il livello energetico del fluido, quindi effettuiamo una spesa energetica, ancorché economica, ma se parliamo di energia, effettuiamo una spesa, quindi è chiaro che nel nostro confronto andremo a vedere, prenderemo la nostra trasformazione di riferimento e quella che ci consente di ottenere il nostro scopo con la minima spesa, e quindi è il nostro, la nostra trasformazione di riferimento, ad esempio abbiamo visto la adiabatica isentropica e la confrontiamo con quello che spenderemo nella realtà, che sarà sicuramente qualcosa in più, e quindi quanto maggiore è questa spesa rispetto a quella di riferimento, potremmo dire che tanto peggiore sarà la qualità della nostra trasformazione, e a questo corrisponderà quindi infatti un valore numerico del nostro parametro sempre più piccolo. In maniera inversa invece, guardando l'espansione, tornando all'espansione, l'espansione abbiamo appena detto è una fase in cui procuriamo, facciamo in modo di recuperare, di ottenere energia di prima specie, energia meccanica, dal fluido che in qualche modo, non ci interessa come, aveva raggiunto un elevato suo patrimonio energetico. Quindi è chiaro che se l'espansione fosse appunto la migliore possibile, prendiamo in questo caso come migliore possibile quella dell'isentropico, otterremmo il massimo lavoro compatibilmente con quel rapporto fra le pressioni di inizio e fine espansione. Abbiamo visto che nella realtà otteniamo, perché in questo caso siamo noi che cerchiamo di ricavare qualcosa, ricaviamo un po' di qualcosa in meno nella trasformazione reale per i motivi che abbiamo appena descritti, e quindi ancora una volta, e quindi è normale che questa volta andremo a confrontare, nel senso che porremo al numeratore quello che in realtà otteniamo e lo confrontiamo con quello che avremmo potuto ottenere se l'espansione fosse stata ideale, cioè reversibile, per esempio secondo la linea della isentropia. Ok? Okay. E quindi siamo ancora scritto ormai. Siamo abituati. Ricordiamo che questo T4' è la temperatura di fine espansione, T3 è quella di inizio espansione, e quindi quel rapporto è 1 su beta elevato a m meno 1, perché è quella reale, m meno 1 su m, e quindi qui abbiamo 1 meno questo.
e al denominatore è l'espressione analoga dove l'esponente è della trasformazione adiabatica reversibile è il nostro K. Okay. E quindi, in perfetta analogia con quello che abbiamo visto per il rendimento di compressione, scopriamo che chiaramente dipende dal tipo di fluido tramite il K, K caratteristico di ciascun fluido. Vi ricordo il valore di riferimento per l'aria, fluido tra i più facili da utilizzare, K vale 1.4. Okay. Però se cambio fluido, se l'espansione non è relativa ad aria, come vedremo poi nel ciclo reale, chiaramente K non sarà più 1.4, devo ricordare questo particolare. M dipende da M, cioè dalla qualità della trasformazione, nella espansione reale M, quindi tutto visto allo specchio rispetto alla compressione, M sarà più piccolo rispetto a K. Quanto più è piccolo M, tanto più è piccolo questo numeratore e quindi il rendimento isentropico diminuisce. E chiaramente ancora in analogia con quanto abbiamo visto nella definizione di rendimento isentropico della compressione, chiaramente c'è la dipendenza da beta, dal rapporto di compressione, e questo significa, come abbiamo ben sottolineato, che a parità di qualità della trasformazione, questo rendimento, così come l'abbiamo definito, soffre per il fatto che varia al variare di beta del rapporto di compressione, in questo caso lo chiameremo di espansione, ma è lo stesso. E in questo caso nel senso che aumenta leggermente all'aumentare del beta. Quindi diciamo se abbiamo un valore M, che ne so, abbiamo detto superiore a qua, diciamo 1.35 qui, M 1.3. Una cosa di questo genere, però qui a parità di qualità della trasformazione, cioè proprio del valore di questo esponente M, il rendimento, così come definito, è sensibile, è funzione del rapporto di espansione e varia più o meno in questo modo. Ok? Vabbè, a questo punto avrete già intuito il prossimo passo. Il prossimo passo appunto è quello di dire, bene, abbiamo scelto in questo caso, questo rendimento l'abbiamo definito scegliendo come trasformazione di riferimento la adiabatica reversibile, quindi l'isentropica 3-4. Questo presenta, come abbiamo visto per la compressione, presenta due inconvenienti. Il primo, quello di confrontare il punto di inizio e fine trasformazione, che è vero che hanno entrambi la stessa pressione, sia nel caso ideale sia nel caso reale, però appunto solo la pressione, perché in realtà il punto di fine espansione reale ha una temperatura, quindi un contenuto entalpico diverso da quello che aveva il punto di fine trasformazione reversibile, e quindi il confronto sembra non proprio del tutto onesto, diciamo, in questi termini. Questa è la prima perplessità. La seconda, appunto, lo ricorderete, quello che abbiamo detto la settimana scorsa e che stavamo appunto evidenziando in questo momento, è che evidentemente anche questo
rendimento risente e influenzato dal valore del beta, che non è molto comodo appunto nel momento in cui si voglia avere un parametro sintetico di pronta utilizzazione per poter giudicare la qualità di una trasformazione. Per superare quindi entrambe queste obiezioni, queste difficoltà, potremmo cambiare la trasformazione presa come riferimento e quindi non scegliere più l'isentropica, ma ancora una volta una trasformazione che ci porti da 3 a 4, quindi dove c'è del calore in gioco, del calore scambiato, però proprio in perfetta analogia con quello che abbiamo detto per la compressione, è una strana trasformazione che ci inventiamo, cioè facciamo finta che questa trasformazione sia di espansione, in questo caso, sia reversibile e che questo calore che ci ritroviamo in più da questa parte non è dovuto alle irreversibilità interne, ma è semplicemente stato fornito dall'esterno, come se noi facessimo un'ipotetica, perché è ipotetica chiaramente, trasformazione di espansione perfettamente reversibile senza nessuna dissipazione, e mentre il fluido espande lo riscaldiamo un pochino. Quindi questo significa che appunto il lavoro che se ne ricava, insomma il lavoro di questa politropica, appunto, sarebbe pari a tutta l'area A 3, 4 primo, 3 primo, 3 primo C, ok? Che appunto prevede in pratica che questa decurtazione derivante dal lavoro di attrito in pratica non ci sia e che addirittura avremmo il vantaggio, il beneficio dovuto al riscaldamento del fluido che, come abbiamo detto prima, mi fa variare la legge di variazione del volume specifico e mi comporta quindi la possibilità di ottenere un lavoro di espansione ancora più elevato, in pratica sfruttando soltanto l'effetto del recupero, di quello che abbiamo chiamato recupero, ok? Allora, anche facciamo attenzione a questi nomi che abbiamo detto, sono un po' strani, però hanno una loro logica. Nella trasformazione reale parliamo di recupero e ci aggiungerei l'aggettivo parziale. Perché? Perché è chiaro che nel passare dalla isentropica alla reale perdiamo una fetta di lavoro per i motivi che abbiamo detto e il riscaldamento rappresenta un po' un parziale recupero di quella perdita. Okay. E quindi il termine ci sta, recupero, nel senso che non perdiamo il 100% del lavoro che se ne va in attrito, ma ne perdiamo un po' meno perché qualcosa lo recuperiamo. In questo caso, insomma, della politropica, questo qualcosa che avevamo chiamato in quel caso recupero è proprio calore, energia in più fornita al fluido, ragione per cui il lavoro che da questa strana trasformazione, ipotetica trasformazione, si potrebbe ricavare sarebbe addirittura superiore a quello della isentropia. Ok? E quindi potremmo definire l'omologo. Rendimento che chiameremo appunto politropico, rendimento politropico di espansione, dove chiaramente il numeratore è sempre quello che otteniamo veramente nella realtà e quindi il numeratore non si tocca. Cambiamo il riferimento, invece di confrontarlo
con quello che ci sembrava potesse essere il massimo ottenibile in una trasformazione adiabatica reversibile, lo andiamo a confrontare con quest'altra quantità, un po' più grande, che è quello che si otterrebbe in una ipotetica trasformazione ancora reversibile, ma non adiabatica, perché è accompagnata anche dalla somministrazione di una certa aliquota di causa. E questo, ve lo ricordate, il passaggio, sempre se ci ricordiamo che C con P su C con V uguale K, l'abbiamo già fatto, cioè andiamo veloci, e R è la differenza tra i due calori specifici, C con P su R è uguale proprio a K su K meno 1, e quindi questo è uguale a K su K meno 1, N meno 1. Di là dei passaggi, ancora una volta la cosa interessante, diciamo, quindi come vedete, ripeto, siamo in perfetta analogia con quello che abbiamo detto sulla compressione, tutto visto allo specchio. Su questo rendimento quindi possiamo notare immediatamente due cose, cioè che per come l'abbiamo definito rispetto all'isentropico, il numeratore è rimasto lo stesso, il denominatore è diventato più grande, quindi a parità di beta, a parità di qualità della trasformazione, questo rendimento sarà sempre più piccolo rispetto a quello a quello isentropico che avevamo definito poco fa. L'altra cosa interessante, forse ancora più interessante, appunto, è che, scritto in questa maniera abbastanza compatta, ci fa vedere che fissato il tipo di fluido, e quindi K, questo rendimento dipende solo dalla qualità della trasformazione, ovvero dal valore numerico dell'esponente della politropica M. Okay? E quindi quello che diciamo praticamente significa questa linea che avevo tratteggiato è quella che si può ottenere al posto di M, potremmo quindi indicare un rendimento politropico di espansione, che ne so, qui 0,9, qui 0,8, qui 0,7 e via discorrendo, che ancora una volta coincidono soltanto per attendere di beta ad 1, quindi per una espansione infinitesima, chiaramente si perde
il contributo di questo termine, di quel triangolino che rappresenta quello che abbiamo più volte chiamato il nostro recupero, e i due rendimenti andrebbero a coincidere. Quindi l'utilità, ancora una volta, come per la compressione, è che con questo parametro, diciamo, non abbiamo bisogno di specificare il rapporto di compressione, o in questo caso per essere precisi di espansione, con, sotto il quale viene ottenuto quel valore di rendimento. Quindi se confrontiamo una turbina con un rendimento politropico 0,9 e un'altra con un rendimento politropico 0,8, possiamo sicuramente affermare che la prima dissipa meno l'energia posseduta dal fluido, quindi la qualità della trasformazione che si realizza nella prima turbina è più alta. Viceversa, se avessimo il disponibile il rendimento isentropico dell'espansione, potremmo affermare altrettanto se e solo se le due turbine lavorano sotto gli stessi rapporti di espansione. Se i rapporti di espansione sono diversi, avremmo difficoltà nel confrontare la qualità delle due macchine, perché appunto se il rapporto di espansione è più grande in una e più piccolo in un altro, il valore numerico del rendimento isentropico di espansione potrebbe trarci in inganno per quanto riguarda un giudizio sulla qualità della trasformazione. Ok? Chiudiamo e così poi parliamo un attimo e poi abbiamo, finalmente possiamo chiudere questa, abbiamo chiamata parentesi, appendice sulle due trasformazioni, compressione ed espansione, e ritornare, come vi avevo anticipato, all'analisi del ciclo reale. Giusto per riepilogare, lo possiamo inserire qua e avere un'espressione un po' particolare che spesso viene utilizzata per il rendimento isentropico, che diventerebbe 1 meno 1 su beta elevato a lambda per eta politropico di espansione. Ok, diviso 1 meno 1 su beta elevato a lambda. Okay. Che nello specchio, analogamente, qui avevamo un piccolo riepilogo dei risultati che abbiamo trovato. Beta
L'esaurimento isentropico e politropico della compressione e quindi ancora una volta possiamo fare la stessa operazione e questa la scriveremo come beta elevato a lambda di sigueta politropico di compressione diviso beta elevato a lambda su beta c. Queste due ci torneranno utili tra 4 minuti. Ok, vabbè, questo era solo un riepilogo, era solo un po' semplice, la facciamo concettualmente, ma non abbiamo aggiunto niente in questi ultimi 5 minuti, abbiamo solo riepilogato i risultati ottenuti e scritti in una forma che ci potrebbe tornare. Ok, qualche osservazione? M è un parametro che fornisce il costruttore o si ricava da qualche sito? Il costruttore fornisce, ecco, giusta osservazione, sì, più o meno è così, chiaramente dipende dalle caratteristiche della macchina, uno che si mette a studiarlo non lo può sapere, lo può sapere solo chi ha costruito la macchina, e o si ricava, di solito il costruttore, ecco perché è anche utile l'espressione che abbiamo appena scritto, di solito il costruttore fornisce il rendimento politropico, K è noto e si ricava M. Sì, giusta la domanda, è interessante. Vabbè, allora ci riposiamo 5 minuti.